Strade Bianche Vino Rosso, il concorso di eleganza dinamico firmato da Scuderia Biondetti, in un'edizione speciale per celebrare i 120 anni di ACI Firenze. La prossima edizione di Strade Bianche Vino Rosso, che si terrà a Firenze nel Chianti il giorno 11 ottobre, in collaborazione con l'Automobile Club di Firenze, dove siamo ospiti in questo momento, e che ringrazio sin d'ora per tutto l'aiuto che ci dà nella creazione di questi eventi. Strade Bianche Vino Rosso è un concorso di eleganza riservato a sole 20 autovetture. Ci sarà una commissione che valuterà le auto che si sono presentate in base all'epoca, in base alla storia, in base a quelle che sono le caratteristiche della vettura stessa. Il giorno 11 ottobre partiremo davanti all'Automobile Club di Firenze per festeggiare anche il 120° anniversario della nascita dell'Automobile Club fiorentino. Partiremo per il Chianti passando dal piazzale Michelangelo per arrivare con un tratto di circa 40 km al castello di Monsanto, dove verranno fatte le premiazioni, dove verrà fatto il pranzo per la manifestazione e dove tutti gli anni ci rechiamo perché è una location veramente importante. Tutte le informazioni relative alla manifestazione dell'11 ottobre Strade Bianche e Vino Rosso le potete trovare sul sito della Scuderia Biondetti. La pandemia ci ha costretto ad annullare eventi importanti che erano organizzati dall'Automobile Club di Firenze in associazione alla Scuderia Clemente Biondetti, quali la Scarperia Giogo, una gara in salita valida per il campionato italiano che ripercorre la parte forse più significativa del circuito stradale del Mugello. Il Mugello Classico, che è un evento non competitivo ma che raccoglie molti partecipanti che vengono dall'estero, ripercorre con auto bellissime le auto che una volta correvano questa gara, e anche questo purtroppo è stato annullato. E poi per la prima volta doveva essere svolta la Coppa della Consuma, che in ambito moderno, cioè di auto moderne. Ricordo che la Coppa della Consuma è la prima gara in salita che è stata creata in Italia nel 1902, solo due anni dopo la fondazione dell'Automobile Club di Firenze. Il prossimo 11 di ottobre si disputerà il ormai classico concorso di eleganza Strade Bianche e Vino Rosso, e sarà un'occasione per celebrare la fondazione dell'Automobile Club di Firenze.